Belén Rodríguez invia un messaggio a Giulia De Lillis, parole inaspettate Van Zuyden. Belén Rodríguez, dolci parole per Giulia De Lillis dopo il Grande Fratello VIP. Giulia De Lillis ha deciso di prendere parte alla seconda edizione del Grande Fratello VIP per far conoscere la parte bella di se stessa. L'ex di Uomini e Donne e attuale fidanzata di Andrea Damante è così riuscita a portare a termine la sua esperienza nel migliore dei modi. La giovanissima donna ha fatto ricredere moltissime persone, tra cui una super VIP. Belén Rodríguez ha sempre dichiarato di non conoscere la De Lillis, ma grazie al reality show di Canale 5 è riuscita a farsi un'opinione ben chiara anche nei confronti di Giulia. All'inizio si pensava che l'Argentina non apprezzasse la ragazza, ma ora le cose stanno diversamente. Giulia De Lillis, Belén Rodríguez sorprende, un messaggio inaspettato. Giulia De Lillis ha riscosso moltissimo successo all'interno della casa più spiata d'Italia e tra tutti i suoi sostenitori, una in particolare ha lasciato tutti a bocca aperta. Belén Rodríguez ha sempre fatto il tifo per i suoi fratelli, ma non ha neanche mai nascosto le sue simpatie e antipatie nei confronti degli altri concorrenti del Grande Fratello VIP. La bellissima showgirl argentina si è espressa più e più volte riguardo alla fidanzata di Andrea Damante. La sorella di Cecilia e Jeremias non si è mai tirata indietro ogni qualvolta le è stato chiesto di dare un proprio giudizio sulla De Lillis e non solo. Ad una settimana dalla fine del reality show, la Rodríguez torna a sorprendere con uno speciale messaggio inviato proprio a Giulia. Belén e il messaggio a Giulia, parole che sorprendono. Belén ha sentito il bisogno di lasciare un dolce commento sotto una delle ultime foto pubblicate dalla De Lillis. Le parole della Rodríguez sono molto dolci e sono state apprezzate da innumerevoli followers. Giulia, volevo mandarti un bacio e dirti che mi piaci tanto. Hai due piedi così. Complimenti. Al momento, dall'ex corteggiatrice non è arrivata ancora nessuna risposta, ma siamo convinti che non tarderà a ringraziare la bellissima argentina.